Guardiamoci negli occhi. Lo so cosa pensate, figli belli. Che io parlo del paese dei balocchi o del paese dei campanelli, dove si fanno i discorsi per l'allocchi e si pia la gente per i fondelli. Perché la storia, detta a sta maniera, pare fasulla, perché è troppo vera. Oggi però che compio 60 anni, figli, fratelli e nipotini mia, che so acciaccato e pieno di malanni, vi chiedo, v'ho mai detto una bugia? Mi sono rimasti pochi compleanni, poi vi saluto e me ne vado via. Siccome non c'ho sordi da lassà, vorrei lassabbe un po' di verità. La verità purtroppo è come il vetro, che è trasparente se non è appannato. Per nascondere quello che c'è dietro, basta aprire la bocca e tagliare fiato. Cristo l'ha rinnegato pure Pietro, e Giuda per due sordi l'ha baciato. E le parole più sono ricercate, più t'hai da domandà chi l'ha pagate. Voi leggerete tanti libri belli dei poeti famosi, letterati. Io invece leggo il Gioacchino Belli, che è il poeta degli giorcinati, il poeta degli poverelli che parlano per Dio come son nati. Me sbaglierò perché sono un ignorante, ma il Belli dà le mele pure a Dante, perché lui ta ritratta al naturale la vera storia della pora gente sotto l'antica nerchia clericale. L'antri poeti ne frega niente, parlano un italiano artificiale e leccano il Gregorio a chi è potente. E che dice quell'offio del Manzoni? C'è sta la provvidenza, state buoni. E a forza di sta buono e di sta zitto, il popolo diventa pecorone, sgobba, fatica, se consuma il fritto, e appena fa caciara col padrone, la provvidenza gli spedisce un dritto che gli offre il mondo sano da un balcone. E prima che si accorge del tranello, è diventato carne da macello.